Luca e Paolo, da domenica su Jazz, con Jazz, anzi su Canale 5, ma sì, cosa vuol dire Jazz? Jazz vuol dire Great Italian Association, vuol dire gangster italiani associati, vuol dire ghiaccio in milanese. E per voi che siete di Genova? Jazz in genovese non vuol dire niente. Però, però per noi è un acronimo, perlomeno. C'è Jazz, che è un Jazz. Manca una U. Ghiaccio, manca una U, manca una U. È l'acronimo di questo grande ideale club nel quale cerchiamo di raccogliere le eccellenze, di approfondire quello che è il capitale umano del nostro paese per capire su quale macro regione, visto che la dividiamo in tre macro regioni, l'Italia, nord e centro-sud, investire per la ripresa. Quindi il Jazz per noi è questo. Si è detto che tra le varie gare ci sarà anche, o competizioni o quello che sono, insomma, anche dei sui cantautori morti. Sì, questa, me la spiegate? Questa è una delle eccellenti, ci sono i cantautori morti, ci saranno altri, insomma, sono le caratteristiche del nostro paese. È una delle eccellenze di questo paese, no, il sud c'ha i suoi cantautori morti, il centro i suoi, il nord i suoi. E Genova anche c'ha i suoi. Saranno ovviamente, come dire, come ti sei forse stai accorgendo, lievemente provocatorie, insomma, queste eccellenze. Quindi, può darsi anche che in mezzo ai cantautori morti ce ne capiti uno che è morto, non è, e poi quindi poi bisognerà fare la smentita. Sì. Esatto. E a proposito di provocazioni, abbiamo visto quella molto divertente delle candy camera in cui non voi, ma insomma gli attori vanno in giro a, me lo raccontate voi? Vanno a chiedere dei soldi per aiutare i preti pedofili in difficoltà dopo che sono stati espulsi. Non lavorano più e quindi fanno la questo. Ed è stato divertente perché al nord... E come risponde la gente? Al nord molti hanno dato dei soldi, mentre al sud si sono incavolati di più. Al sud sono più istintivi, mentre al nord sentono un po' l'autorità, no? Del prete, allora non gli dicono di no. Invece al sud proprio li volevano linciare. Se la prendono. Sempre a proposito di autorità, questa meravigliosa novità della Boldrini, che pare sarà uno dei vostri, o meglio tuo personaggio. Sì. Ce ne regali un secondo? Ma di lei, Boldrini? Lei si presenta sempre con un ben trovato. Esatto, c'è questo labrone, questo che labbro un po' beruschiano. Ma perché avete scelto proprio la Boldrini? Chissà come mai. Una persona così spiritosa alla mano. Cioè, è proprio nata per farsi prendere. Diciamo che le sue ultime dichiarazioni ci hanno, come dire, ci hanno proprio così fatto il solletico. Sotto io, infatti, devo dire che la mia più grande preoccupazione, appena ci è venuto in mente, era che. Come dire, che qualcun altro la facesse, perché era proprio così evidente, l'abbiamo fatta subito, era lì, non si poteva, è vero, non l'ha ancora fatta nessuno, no infatti, e noi abbiamo mandato subito abbiamo messo il cappello promo, sì, proprio per mettere subito il cappello lì, perché ci sembrava strano che non l'avesse ancora fatta nessuno. Poi quando c'è Crozza in onda bisogna sempre stare bravissimo. E avrete nella prima puntata Fiorello come ospite, diciamo. Cosa farete? Abbiamo fatto un'intervista dei simpatici cugini merda con lui qualche settimana fa, e quando non era ancora successo l'incidente, quindi è stato gentilissimo e gli auguriamo di stare meglio e di alzarsi. Senti, la domanda cattiva, ma è vero che avete litigato con parenti, per quello ve ne siete andati dalle Iene? No. Cioè, diciamo che la maturazione era arrivata al suo culmine, quindi insomma ognuno è andato per la sua strada. Il frutto è caduto. È lui che ha litigato con noi. Era giusto. Non so se il frutto è lui o no, ma qualcosa è caduto. Qualcosa è caduto. Grazie mille.